Ha preso il via questa mattina la gara podistica di 10 km di percorso cittadino su strada nell'ambito di Pesgara per la legalità. L'evento, promosso dalla prefettura in sinergia con le forze dell'ordine, le forze armate ed il supporto delle associazioni sportive di volontariato, ha messo in evidenza il profondo legame esistente tra prevenzione e sport. A seguire anche una passeggiata di 2 km organizzata dalla LILT, aperta da un testimonial d'eccezione, l'atleta Stefano Tilli. Da tempo ormai abbiamo fortunatamente abbandonato questo cliché per cui lo sport è un diversivo, un divertimento. No, lo sport è proprio parte della nostra vita, lo sport è salute e benessere, quindi ben vengano iniziative come questa. E oggi ci godiamo anche una bellissima passeggiata al sole. E mi raccomando, proteggiamoci dai raggi del sole che non sono tutti amici. Quanto è importante la prevenzione, visto che oggi qui si effettuano anche screening gratuiti? Benissimo, perché lo sport è importantissimo, l'attività motoria è importantissima, ma va fatta sempre con grande coscienza e quindi controllare il cuore, farsi delle visite periodiche, perché no, una volta all'anno anche delle analisi del sangue per vedere che sia tutto a posto e perseverare in questo impegno ancora di più. Io stesso ho approfittato di questa giornata dedicata allo sport e alla salute, ho fatto un ecocardiogramma, un elettrocardiogramma, una visita agli occhi e pare che sopravviverò a lungo. Un evento importantissimo per la città di Pescara, il nome stesso di questa manifestazione richiama la città e richiama la gara per la legalità, infatti è una bellissima manifestazione per i cittadini, tra la gente che ruota attorno a tre concetti, sport, salute e legalità.